fiori di calendula. Entrambi hanno proprietà antinfiammatorie e terapeutiche per curare le ferite. Quando vengono applicate su un ustione, l'acqua contenuta nel gel evapora e rinfresca l'area interessata, mentre gli ingredienti attivi alleviano l'infiammazione. Se intendete coltivare solo una pianta medicinale esotica, deve essere proprio l'aloe vera, un vero animale botanico. Guardate qui, grandi spine come uno stegosauro. Questa pianta produce enormi quantità di gel, che è la parte usata dal punto di vista medicinale, ed è il rimedio rapido più importante, perché tutto quello che bisogna fare è tagliare una di queste foglie, ed è pronta da usare. From the second you take it off. Dal momento in cui la tagli, entri subito a contatto con tutto questo gel appiccicoso. Un bel pezzo di questo. Con tutte queste proprietà medicinali, stipate in una confezione facile da usare, si pensa che in natura si possa trovare niente di migliore. Credo di aver trovato un modo. Con un coltello tagliate le punte di una foglia grande e i suoi lati per accedere alla parte buona. E la finirete con una buona quantità di gel appiccicoso. È un enorme pezzetto di colla viscida. È davvero fantastico. Quando recuperate il controllo, tagliate l'aloe vera a cubetti. Rimarrei a giocare con questa roba tutto il giorno, ma metterò tutto dentro un frullatore e andrò avanti con la ricetta. Voglio aumentare i poteri terapeutici dell'aloe aggiungendo questi bellissimi fiori di calendula presi in giardino. Non sono solo antibatterici, ma anche antinfiammatori. Strappate i petali di 5 fiori e frullate fino a quando si sciolgono. Ecco la strizzata, e sto per trasformarli in cubetti congelati di gel di aloe vera. Mettete un paio di gocce di olio essenziale di lavanda in ogni cubetto di ghiaccio, che dà loro un profumo meraviglioso e aiuta a calmare l'infiammazione. Con la lavanda, la calendula e l'aloe avete una tripla azione di ingredienti terapeutici che potrebbe essere utile per guarire le vostre ustioni. Congelare il miscuglio significa avere un rimedio pronto all'uso quando ne avete bisogno. Guardate qui, non potevamo sperare in un risultato migliore. Immediatamente toglie il calore e lo sostituisce con un gel molto lenitivo. Deve essere sorprendente sulle ustioni, secondo me. Questo rimedio è perfetto per bambini e anche per i grandi. Lavatelo via subito se c'è qualche irritazione.